Qui ormai è arrivato il monsone, nel senso che il cielo è stato coperto tutto il giorno. Ancora non piove. La temperatura è scesa a 30 gradi e c'è un bel po' di vento, solo l'umidità resta fortissima. Praticamente su questo lato dell'isola è cominciato il loro inverno. Invece a 100 km di là, sul lato est, questa è l'estate. Stamattina sono andato a vedere le rovine di un monastero 50 km da qui, in Tuk Tuk. Guidatore simpaticissimo. No. No, no. Not three. The sound is here? Yes. No problem. If they I don't use. Animali lungo il viaggio a volontà. You walk. Le volpi, le Shakal. No. Fox. Fox, yes. Un elefante al bagno, incatenato per i turisti. Un altro bardato con i turisti in Cina, io ho resistito alla tentazione. One hour elephant rider. Un varano tutto naturale, poco più grande di quello di legno di casa. Le rovine in sé erano poco significative. Un monastero abbandonato, dove i monaci pisciavano su lastre scolpite. You are this toilet is a laughing. Very beautiful, wonderful toilet here. This I cannot. book, this book here. Ma meravigliosa era la salita sul monte per arrivarci. Oil lamp. So very old time this jungle not here electricity. Now it's you can see. Il trionfo della giungla. Sri Lanka not another jungle. This jungle only. Alberi enormi che non c'erano turiste, si sentivano solo gli uccelli e i versi delle Black Monkeys, scimmie rarissime da avvistare, di cui il mio driver parlava con reverente rispetto. Big monkey black, you're beautiful. Gli alberi allora.
inimmaginabili le radici lunghe decine di metri come serpenti aggrovigliati. I don't speak good English. This is like a serpent. Serpent. Le liane di 30 e 40 metri. Tronchi conici, concavi, cavi, intrecciati. Due alberi cresciuti insieme in una lotta per la sopravvivenza finché uno ha ucciso l'altro. Per pranzo avevo scelto di comprarmi con 1 euro 2 chili di banane, ananas, mango e papaya. Il driver ha trovato anche delle bacche selvatiche che sapevano di limone. Abbiamo mangiato sui bordi di una vasca di pietra e lui si è fatto una specie di canna singalese. Qui per la droga c'è la pena di morte, non so se ve l'ho detto, quindi non è certo il caso di pensare di farsi uno spinello. Ma lui mi spiegava che quella roba che tritava nella cartina con una tipica forma a cannoncino era un medicinale usato da tutti. Infatti aveva il diabete, ma. Sometimes bird sounds also music same. I'm going on first back. Very nice colors. Yeah, this color change. Huh? 3 or 4 color change. Yeah. Stop. Click. Yeah. It's stop. Enough. Stop. Yeah. No rec. It's stop here. Il seguito è stato più deprimente. Il driver mi ha portato a casa sua e mi sono venuti attacchi di depressione a vedere in che condizioni vivevano lui, la moglie e i due figli. Una povertà che noi neppure immaginiamo. Okay. This is for school. This your it's your. Sa. Da.
La a am wa la ra ya ma da na fa ba ta na da ta. Preso da un buon cuore esagerato, ho finito per lasciargli una mancia eccessiva. My house near the here batik shop. You want to see? Yes, yes. Ah, dovrei anche parlarvi dell'arte del batik. Ma la tipa che lo vendeva era così odiosa. Una perfetta schiavista occidentale con la puzza sotto il naso. Ci siamo odiati a vicenda a prima vista. Comunque, il tipo era un venditore nato e alla fine mi ha portato a fare un massaggio ayurvedico. Per il massaggio ayurvedico deve rizzare le orecchie alla Fabia, perché mica esistono solo gli hammam a questo mondo. E il massaggio in questione ha bisogno di pochissimo spazio. Nel retro del suo negozio si potrebbe fare benissimo. Bastano due lettini a oli naturali in quantità e qualità diverse e una graziosa ma energica ragazza. E quando sono arrivato a casa mi sono accorto che la graziosa ragazza del massaggio mi aveva anche sfilato dei soldi dal portafoglio. L'ho sentito come un tradimento. Questi, con i loro graziosi sorrisi, sono più ladruncoli degli altri, in fondo. Basta saperlo. Dall'innamoramento sto passando alla presa di coscienza, come vedete.